come la trasmissione sta per iniziare, sto trasmettendo dal vivo. Allora, non so, io sono live adesso. Sono live. Non so se c'è gente, perché mi scrivono... È chiaro che chi non è iscritto alla pagina non mi vede. Eccoci, qualcuno inizia ad arrivare. Perfetto, adesso sei dal vivo. Ci saluto, ciao. Ci siete? Ecco, piano piano iniziate ad arrivare. Scusate, ma ho avuto... Scusate. Ci sono stati un po' di problemi. Allora, so che non ci siete tutte e tutti, perché ci sono stati un po' di problemi. Qualcuno inizia ad esserci. Ok, ho fatto casino. Ragazzi, ho fatto casino. Vi chiedo scusa perché dovevo partire dal promemoria che avevo creato. Niente, ho fatto casino e vi chiedo umilmente scusa. Soprattutto chi non mi sta guardando. Dico che comunque questa lezione rimarrà registrata qui. Mi dispiace, ma... Cioè, ho fatto un gran casino. Era la prima volta, però ci arriviamo. Allora, mentre state arrivando, perdonatemi ancora e soprattutto mi perdonino tutte le persone che erano collegate, mi stavano aspettando e non mi vedono, ma adesso mi iniziate a vedere tutte. Bene, 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 sono contenta. Perdonatemi, perdonatemi, sono... Voi vi rendete conto, io sono totalmente antitecnologica, capito? Cosa mi tocca fare? Ma imparerò e piano piano ce la faremo, yes, yes! Bene, bene, siamo qui pronti! Allora, iniziamo subito ad allenarci, anche oggi con una bella lezione intermediate, lavoreremo molto il core, lavoreremo molto le gambe, naturalmente i glutei, una lezione abbastanza completa. Vi dico subito, la prossima volta mi piacerebbe lavorare tanto con la flex band, ok? O la booty band, quindi insomma se ce l'avete tiratela sempre fuori. In più vi dico, ma ve lo dico a fine lezione. A fine lezione perché c'è una piccola sorpresa per voi che mi seguite. Quindi bene, sono molto contenta perché mi state raggiungendo, quindi direi iniziamo a scaldarci. Bene, iniziamo... Gambe, larghezza delle nostre anche, ok? Iniziamo con delle belle respirazioni. Inspiro bene nel naso, aprendo la gabbia toracica lateralmente e posteriormente con l'ispirazione del naso. E buttando fuori l'aria, chiudiamo la gabbia toracica. Ancora vado, inspiro. E butto fuori l'aria, svuoto. Inspiro. E butto fuori l'aria e sto da qui sulle braccia, inspiro, buttando fuori l'aria vado giù, rotando una vertebra alla volta, sto giù, inspiro ancora, bene, testa giù, inspiro bene, allargo la gabbia toracica, butto fuori l'aria, svuoto, ancora altri due respiri giù, inspiro, butto fuori l'aria, l'ultima volta inspiro, e buttando fuori l'aria vengo su una vertebra alla volta, piano, piano, piano. Di nuovo vado, inspiro, butto fuori l'aria, vado su una vertebra alla volta, piego le ginocchia, inspiro, sto giù, testa, spalle, tutto pesante verso il basso. Inspiro, buttando fuori l'aria, roll up, una vertebra alla volta, vengo su piano, piano. Allungo il braccio destro su verso l'alto, spingo il tallone destro giù sul pavimento e allungo bene. Vado fuori l'aria di lato e vado dall'altra parte, cresco su, inspiro e buttando fuori l'aria spingo il tallone verso il pavimento e ritorno e ancora vado, inspiro, allungo bene il lato, fuori l'aria e ritorno, l'ultima volta vado, inspiro, butto fuori l'aria e ritorno e sto. Vado giù gentilmente a sdraiarmi sul tappetino. Andiamo a mobilizzare un po' il bacino. Braccia giù lungo i fianchi, piede parallelo all'altezza delle nostre anche, osso sacro in appoggio. Inspiro, mi preparo, buttando fuori l'aria, vado leggermente in retroversione col bacino e ritorno al centro.
Inspiro, mi preparo, svuoto bene l'addome, vado in imprint, svuotando bene l'addome senza attivare glutei e gambe e ritorno. Cosa devo fare? Devo avvicinare le tre celiache, le ultime costole, le bretelle, qui ci sono due bretelle davanti che si accorciano, attivo bene gli obliqui, butto fuori l'aria, svuoto bene l'addome, fuori l'aria, imprint, ritorno in neutro, ancora vado fuori l'aria, imprint, ritorno in neutro, l'ultima volta vado, svuoto bene l'addome, imprint, e ritorno in neutro, sento bene in appoggio il sacro, piccola curva nella zona lombare. Inspiro, buttando fuori l'aria, sempre retroversione del bacino, spingo con le piante sul pavimento, stacco una vertebra alla volta, attivo bene i muscoli delle gambe, glutei, addome, sto su un ponte e da lì vado giù una vertebra alla volta, partendo dalle vertebre del torace, lombari e arrivo giù. Di nuovo inspiro, butto fuori l'aria, stacco una vertebra alla volta, piano piano, piccola articolazione della colonna, siamo in fase di riscaldamento. Non siete violenti con il corpo. Inspiro, sto, butto fuori l'aria, svuoto bene l'addome, vado giù una vertebra alla volta. Ancora una volta vado in inspiro, svuoto bene l'addome, stacco, parto sul bacino, sto, sostengo bene il glutei e addome, inspiro, fuori l'aria, vado giù una vertebra alla volta. L'ultima volta vado in inspiro, svuoto bene l'addome, porto su, stringo bene glutei, addominali, stacco, gamba destra a tavolino, e ritorno, buttando fuori l'aria, sinistra, e ritorno, mantenendo il più possibile il bacino fermo e stabile. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e sto, e vado giù, porto le ginocchia al petto, sciolgo bene le anche, massaggio bene le anche, fuori l'aria in un senso e poi piano piano cambio senso, respiro, ritorno al centro e sto, sempre leggermente retroversione col bacino, stacco la gamba destra e sinistra, vado a tavolino di 90 gradi, andiamo con il nostro two taps, butto fuori l'aria, S e ritorno, la gamba, andiamo con il nostro two taps, butto fuori l'aria, S e ritorno. La gamba è sempre piegata a tavolino di 90 gradi, ok? Quello che devo fare è allontanare il ginocchio dal petto e tornare. Allontano e torno, ma senza stendere la gamba. Vado. Riscaldo bene, bene. Non voglio scaldare bene il nostro cuore. Ovviamente tutta la schiena è completamente, completamente appoggiata al tappetino. Butto fuori l'aria ogni volta come se spingessi delle candeline. Fuori, fuori, ancora fuori, fuori, fuori e stop. Ok, riposatemi un secondo se avete bisogno, soprattutto se avete fastidio, pressione dell'anca, eccetera, eccetera. Ritorno, porto le braccia su. Attenzione quando portate le braccia su, non inarcate la parte alta della schiena, il torace è ben appoggiato, è pesante, ok, sul tappetino, piuttosto, soprattutto per chi non ha troppa mobilità nel cingolo scapolare, portate le braccia, non qui, un po' più qui, ok, proprio su, vicino alle braccia. Da qui, inspiro, mi preparo, butto fuori l'aria verso su, allontano le gambe tutte e due, ritorno al centro e ritorno giù. Inspiro, mi preparo, fuori l'aria, flessione del torace, inspiro, sto, allontano, fuori l'aria, tutte e due le ginocchia, ritorno, e giù, di nuovo, inspiro, fuori l'aria, come se spingessi qualcosa verso il basso, inspiro, rimango, allontano tutte e due le ginocchia, ritorno al centro, e ritorno, ancora vado, inspiro, torno giù, ancora inspiro, fuori l'aria, vengo su, flessione del torace, inspiro, rimango, allontano fuori, ritorno, e giù, ancora vengo su, inspiro, fuori l'aria, su, allontano, ritorno, e giù, ancora vado, inspiro, fuori l'aria, vengo su, inspiro, sto, allontano fuori, ritorno, e giù, ancora vengo su. Porto un attimo le ginocchia al petto, inspiro
un secondo mi riposo, porto giù i piedi questa volta, braccia sempre giù, ok? Vengo bene su con una bella flessione del torace come prima, questa volta con le dita delle mani vado a toccare prima qui il malleolo esterno a destra e poi a sinistra. Rimanendo, mi raccomando, sempre su quel busto. Se avete fastidio al collo, piuttosto ogni volta metterete una mano dietro alla nuca. Pronti? Ne facciamo 20. Inspiro, mi preparo, fuori dal busto e partiamo. 1. 2. Fermi col bacino. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, mi riposo. Vi ripetiamo un'altra volta, mi raccomando, fermissimi col bacino, pensate di avere le braccia belle, lunghe, le dita delle mani spingono in avanti, ma la flessione del torace deve essere bella, su profonda, se rimanete a metà, sentite quanta tensione nel collo. Altrimenti, via, su e vado. 1, 2, 3, 4, 5, ancora, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, ho fatto le ginocchia al petto. Come va? Veniamo su con un bel chest lift, quindi sempre flessione del torace. Attenzione, gomiti, non sono né troppo aperti né troppo chiusi, come al solito, ancorate bene le vostre scapole alla schiena. Dico sì con la testa prima di venire su per allungare le tendine. Le gambe potete tranquillamente eseguirle con i piedi giù. Ok, per chi se la sente invece tavolino 90 gradi. Via! Guardo in mezzo alle gambe, ogni volta che vengo su, svuoto bene la pancia, e su, fuori l'aria, ogni volta soffiate bene, fuori, fermi con bacino le gambe, ancora, scendere, approfondisco, 2, 4, 5, 6, e stop, mi riposo un attimo. Stessa cosa andiamo a farla con le torsioni del busto, naturalmente anche qui chi non se la sente, chi ha troppo fastidio, piedi giù, invece chi se la sente, sempre gambe tavolino di 90 gradi. Vediamo su e in torsione, mi raccomando, tutte e due le spalle sono sollevate, cioè non spingete con le mani sul collo e tenete bene su con tutte e due le spalle per effettuare la flessione del torace prima della torsione. Claro? Partiamo insieme, via! Bene il gomito verso il ginocchio opposto e butto fuori tutte e due le spalle su. Fermi con gambe e bacino. Ancora. Ancora, 2, di nuovo, gambe tavolino di 90 gradi, vengo su con il busto, ok, io vado in torsione verso destra, rimango, allungo la gamba sinistra, per 10, 9, senza muovere il bacino, 8, 7, 6, 5, dall'altra parte, giù, vengo, flessione del torace, torsione verso sinistra, allungo la gamba destra per 10, e 9, e 8, e 7, 6, 5, 4. Ok, come va? Stiamo saldando? Braccia dietro la nuca, andiamo a fare i nostri criss-cross. Prima lenti e poi veloci. Quindi vengo su con il busto e vado. Gomito verso ginocchio opposto, lentamente, allora attenzione, movimento da questa parte, non va, le gambe rimangono a tavolino di 90 gradi,
l'aria, non voglio ginocchia verso il mio petto, rimango lì con il busto e andiamo lentamente, allungo una gamba e poi vado dall'altra parte, lento e controllato. Non avvicinate il ginocchio verso il vostro petto, siete voi che dovete andare dal ginocchio. Ancora su, lento e lento, ancora fuori. Veloce. Uno, due e stop. E mi riposo un secondo. Come va? Non vi preoccupate, non mi dovete. Lo so che qui vi mando un po' di baci perché, come sapete, come al solito, sono un po' miope. Comunque, ok, noi ridiamo perché prima ci serve una cura. Ci siete? Perfetto, andiamo a sederci su. Andiamo a fare un altro po' di lavoro di addome. Vediamo a sederci su. Ok, curva con la zona lombare. Scusate. Che nel frattempo mi mandate messaggio, ma io mi devo avvicinare per vedere. Ok, curva della zona lombare, come vi dicevo. Stacco gamba destra e stacco gamba sinistra. Portiamo le braccia qui. Andiamo a fare la nostra barchetta. Guardate la prima. Inspiro lontano e vado giù. Butto fuori l'aria, porto le ginocchia al petto. Vi dico subito una cosa, perché già lo so che lo farete. Quando allungate e andate indietro, non portate indietro la testa. Lo sguardo sempre in avanti, ok? E poi quando venite su, sono le ginocchia che vengono verso il vostro petto. Inspiro lontano, butto fuori l'aria e ritorno, barchetta. Lo facciamo per 12 ripetizioni. Pronti? Partiamo qui. Vado, inspiro e su. Uno, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e stop. Ve l'ho fatto fare di più, lo so. Braccia qui, rimango, ruoto verso sinistra e verso destra, solo il busto, piano, ruoto, solo il busto, senza gambe, e ruoto, braccia tese, come se tenessimo una pistola, non so chi ma che non l'ha mai fatto, tipo Charlie's Angels. Ferme con gambe e bacino, fermi anzi, fuori, fuori, fuori e stop. E vado giù. Ok. Come va? Vado avanti, eh? Allungo braccia e allungo gambe. Questa volta le braccia sono posizionate dietro, così. Ok? Quindi dietro le orecchie, belle lunghe giù. Le gambe sono giù. Adesso schiena. Sono lunga qui sul tappetino. Da qui devo solamente fare una bella flessione del torace e ritorno. Le gambe sono belle tese, giù, piedi a martello, non si muovono. E ritorno piano. Fuori la yes, e ritorno. Fuori yes, ritorno. E fuori, ritorno ancora. Rimango su, alzo la gamba sinistra, tengo per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio, porto sull'altra gamba per 10, tengo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Porto un attimo le ginocchia al petto. Ma se
massaggio bene la zona lombare e andiamo avanti. Andiamo a lavorare ancora un po' di addome, ma andiamo ad attivare bene anche il nostro interno coscia. Gambe a ranocchietta in frog, talloni uniti e punta rotata verso l'esterno, piedi naturalmente a martello. Ok, per chi fosse stanco e non volesse più venire su con il busto, le braccia possono rimanere giù e anche la schiena rimane giù appoggiata al pavimento, perché il movimento è bend and stretch, quindi piego e stendo. Lo posso eseguire solo con le gambe, ma tranquilli perché gli addominali lavorano comunque, altrimenti braccia dietro la nuca. Pronti, partiamo insieme. Inspiro, mi preparo, butto fuori l'aria, stendo le gambe punto i piedi. E vado giù e su. Ancora per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango. Ok, rimango qui, piede a martello, abbasso le gambe, lower and lift, ritorno, piedi puntati, abbasso e ritorno, potete anche rimanere giù con la schiena, abbasso e ritorno, butto fuori l'aria, S, inspiro, ritorno, e vado fuori e ritorno, ancora fuori, ritorno, per nulla al mondo dovete staccare la zona lombare dal pavimento. Naturalmente fuori, S, inspiro su e fuori e su, ancora fuori e sto e porto le ginocchia al petto e respiro un attimo. Ok, ultimissima cosa, sapete che mi piacciono tanto, sì, se tutte le sforbiciate delle gambe, quindi porto le gambe su. Iniziamo prima con dei sisters semplici, vengo su con il busto, porto una gamba verso di me, due molleggi, uno, due e due molleggi. Ok, chi ovviamente non riuscisse a stendere le gambe, no problem, anche con le gambe piegate, prendendo, mettendo le mani dietro la coscia, ok? Non siamo tutti iperflessibili, è anche abbastanza naturale. Quindi vengo su, mi preparo e vado. Butto fuori per due, uno, due, uno, due, uno, due, fuori, yes, fermi col bacino, la cosa più importante qui è mantenere il bacino fermo e stabile, ancora fuori, 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 due, uno, rimango, piccole sforbiciate, più piccole braccia qui, se avete male al collo scendete e vado, uno, due, tre, quattro, senza muovere il bacino, sette, otto, nove, dieci, ultimi, cinque, quattro, tre, due, 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 uno, e sto, che burlona, mi giro un attimo e prendo un goccio d'acqua, perché mi sono interrotto un secondo, e mi riposo un attimo, perché adesso cambiamo posizione. Come va? Tutto bene? Bene. Da vicino, come al solito. Eccoci. Eccoci qua. Allora, andiamo avanti e andiamo a lavorare in side. Vi bacio, ciao, ma sì, non mollate ragazzi, non mollate, lo so che è un po' faticoso, ve lo dico sempre, procedete per gradi, cioè quando vi sentite troppo stanchi, troppo faticati, fermatevi, non c'è problema, costruiamo insieme, ok, con grande costanza si crea la resistenza, sappiatelo, ok, non è una gara, però è anche bello che sia un po', no, sfidante. Quello è il bello anche dell'attività fisica, che ci sfidi un po', ci porti un po' oltre i nostri limiti. Ok, andiamo adesso a lavorare inside. Per farlo ci mettiamo in questa posizione. Allora, gomito
esattamente sotto linea con la spalla. Le gambe sono tese in diagonale in avanti, non so se avete capito, quindi non qui, ma leggermente in diagonale in avanti. Naturalmente il bacino è fermo e dritto, ok? Devo mantenere bene questa posizione. Da qui io parto con le gambe in questa posizione, quindi sono sul braccio destro e andrò a lavorare con la gamba sinistra. Andiamo su e giù. Ok, quello che vi chiedo è di mantenere naturalmente il bacino completamente fermo e stabile, ok? E pensate di infranotare la gamba, cioè cosa vuol dire? Come se il tallone volesse guardare il soffitto, ok? Questo vi permetterà tra un po' di sentire ancora di più il lavoro qui nel gluteo, ok? Vado su e giù, ancora fuori, ritorno. Su e giù, continua a mantenere naturalmente la schiena dritta perché gli obliqui stanno lavorando, ok? Se però è troppo scomodo per voi o troppo faticoso, potete tranquillamente eseguire anche questi esercizi in questa posizione. Lo dico soprattutto per chi è magari ad un livello è un po' più beginner, ok? Fuori, ritorno, su, ritorno. Su, rimango, piccoli cerchiettini, mi raccomando, tutto parte nell'incavo del gluteo, dall'anca, ma il bacino non si muove, i cerchietti sono piccoli. Cambio dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di nuovo cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'ultimo cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e sto, tengo e sto, lo so che brucia. Andiamo avanti, da qui che sono, porto le gambe leggermente dietro, posso anche piegare la gamba di terra, la gamba che sto lavorando va su in kick e indietro, vado fuori l'aria, avanti. E ritorno, scusate, inspiro e butto fuori l'aria indietro. Inspiro, butto fuori l'aria, senza assolutamente muovere la schiena e la zona lombare. Mantengo sempre la gamba all'altezza della mia anca, quindi non abbasso mai il livello della gamba. Tengo fortemente i miei addominali, attivo bene il gluteo e il muscolo posteriore della coscia. In ed es, ancora in ed es. Senza muovere la zona lombare e la schiena, in, es, rimango indietro, diagonale dietro, piccolini, calzes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e lascio. Sente? Bene, si inizia a sentire bene. Incrocio un attimo e andiamo a lavorare un secondo gli adduttori. Possiamo anche farlo giù. Ok, per farlo rimanete in questa posizione. Se non riuscite qui, lo dico sempre, il piede lo potete posizionare dietro la gamba. Ok, andiamo a lavorare con la gamba, nel mio caso la destra, di terra. Vado col piede a martello, su e giù. Fuori l'aria, su e giù. Bacino dritto, su. E giù, ancora fuori, ritorno e giù, ancora su e giù, su e giù, su e giù, ancora fuori, giù, fuori, fuori. L'ultima volta rimango su, punto il piede, piccoli cerchiettini, 2, 3, 4. 5, bacino fermo, 6, 7, 8, 9, 10, cambio dall'altra parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio di nuovo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio ancora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piede a martello, tengo su,
Tengo sulla gamba, tengo, 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 tengo e stop. Lascio un attimo, allungo tutte e due le gambe. Finiamo tutto il lavoro con questo lato, poi andiamo dall'altra parte. Ok, adesso allunghiamo le gambe. Attenzione, il bacino qui, dobbiamo lavorare in più, quindi il bacino qui deve essere dritto. Consiglio le gambe leggermente più in diagonale, più in avanti, non indietro, ok? Perché vi vuol dire che avete mollato gli addominali, se avete lavorato male con la zona lombare. Quindi allungate leggermente le gambe in avanti. Questa mano la teniamo qui davanti al nostro petto, ma non vi ci appoggiate. Ci aiuta per stabilizzare, per rimanere bene dritti, ma non vi appoggiate. Ok, adesso allungo e alzo solo le gambe, tutte e due, e ritorno. Quindi è un forte lavoro naturalmente di adduttori, interno coscia, ma anche e soprattutto di obliqui. Fuori l'aria, S, e ritorno. Allungo e alzo su e giù. Ancora fuori. E su, e su, e su, e su, e su, da qui. Se riesco, vengo su anche con il busto e ritorno. Vengo su e ritorno. Chi non ce la fa, continua a farlo solo con le gambe. Giù, fuori l'aria, S, ritorno. Ancora su e giù. Su e giù, devo pensare proprio di accorciare questo fianco, il sinistro nel mio caso, ritorno, rimango e tengo per 10, 9, 8, 7, schiena lunga, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sto. Bene, venite su, allungate un attimo il lato. Ok, andiamo dall'altra parte per fare tutto? Ci siete? Siete già morti? Oh, non mi mollate, mi raccomando. No, scusatemi, vedo che mi state continuando a scrivere. Ok, vai, continuiamo, andiamo avanti, andiamo dall'altra parte. Bene. Andiamo a ripetere tutto il lavoro che abbiamo fatto con l'altra, dall'altro lato. Quindi, bene il gomito sotto e linea con la mia spalla. Le gambe sono tutte e due in diagonale, in avanti. Ci dovrebbe essere. Ok, bacino fermo, vado su e giù con la gamba. Ricordate, la gamba è infrarotata, cioè vuol dire che il tallone sta guardando il soffitto. Su e giù, movimento che parte qui. Ok? Link di punto, dovete proprio sentire bene il lavoro. Fermi, schiena dritta, sguardo in avanti. Se è troppo pesante, posso eseguire la stessa cosa in questa posizione. L'importante sempre è mantenere il bacino fermo e stabile. Ancora su, e su, e su, esco su, e su, fuori. Rimango, piccoli cerchiettini, in un senso, due. Questi sono difficili da fare mantenendo il bacino stabile, quindi concentratevi bene. E cambio dall'altra parte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio di nuovo, e vado 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e cambio ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, da qui ritorno leggermente indietro. Posso piegare la gamba in terra. Riporto la gamba su, altezza della mia anca. Mi raccomando, non barate che abbassate la gamba. No, anche perché se no il lavoro è poco. Da qui chicchi in avanti, inspiro, butto fuori l'aria, vado indietro. Avanti, piede a martello, dietro, piede puntato. Avanti e indietro. Inspiro, butto fuori l'aria. Cerco assolutamente di non inarcare la schiena. In ed es. Lavoro bene con il gluteo. E vado. Inspiro, fuori. Inspiro, fuori. Ancora. In ed es.
In. Ed in. Ed in. Ed es. Ed in. E fuori. Ancora due. Uno, rimango piccolini, su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Andiamo avanti, non ci perdiamo d'animo, non molliamo, portiamo il piede davanti, dobbiamo fare gli adduttori anche qui. Quindi, lo so che brucia qui, lo so, lo so. Parto, allungo la gamba di terra, piede a martello, vengo su e giù. Anche qui mi raccomando, è importante non ruotare il bacino. Cioè, i fianchi sono sempre dritti, devono guardare avanti a voi. Su, giù, fuori, es, ritorno. Vado su, giù, ancora fuori. E su. E su, rimango su, punto il piede, piccoli cerchi, 3, 4, 5, 6, 7, senza muovere il bacino, 9, 10, cambio verso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio di nuovo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e cambio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piede a martello, spingo su e tengo. Tengo. E lascio. Ok, allungo braccia e gambe. Vi ricordo, mi raccomando, leggermente più in avanti le gambe rispetto al bacino, mai indietro. Dobbiamo lavorare gli obliqui. Andiamo a mettere la mano qui davanti al nostro petto perché ci aiuta a stabilizzare, ma non mettete pressione. Le gambe, ritorno. Inspiro su, fuori, ritorno. Ancora su, ritorno. E su, ritorno. Giusto, attivo bene gli adduttori, l'interno coscia. E avete gli obliqui qui. Bene. E ritorno. Ancora su. E su. Ok, braccia e gambe insieme. Aspettate che mi allontano, che c'è il muro. Su. E ritorno. Accorcio bene il fianco destro. Fuori l'aria. Ritorno. E su. E giù. Ancora su. Resisto. L'ultimo, rimango e tengo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e sto. Ok, anche qui vado un po' ad allungare. Sto. Bene, come va? Vado avanti, fatemi giusto dare un occhio. Ok. Io vado avanti, ovviamente abbiamo iniziato in ritardo e quindi così vado avanti, fregandomene dell'orario in sostanza. Poi naturalmente lo dico, chi mi deve abbandonare, no problem, sapete che questa lezione rimarrà registrata qui su YouTube e quindi comunque la potrete vedere quando e come vorrete, ok? Io continuo. Allora. Lo so che non mi mollate, brave, brave, bravi guerrieri. Ok, andiamo in posizione da proni, andiamo proni. Quindi andiamo a lavorare un po', ve lo dico, ve lo faccio fare, un po' tutto. Ok, prima cosa, andiamo un po' nei glutei. Non che adesso non abbiamo fatto. Allora, prima cosa che facciamo è questa. Quando siamo in questa posizione, ombelico bene risucchiato contro la colonna, lo sapete, non dovete assolutamente sforzare, sentire fastidio nella zona lombare. Lo so che sono ripetitiva, però è così. È così, ma non perché è così.
in tutta questa ora, lo sapete, il trasverso è sempre attivo, cioè sempre, il famoso corsetto qui intorno alla vita, cioè, è sempre presente, ok? Andiamo con le gambe parallele all'altezza delle nostre anche. Inizio con la gamba sinistra perché è quella che voi vedete. Ok, quindi in realtà voi potete stare così, con la fronte sul dorso delle mani ed ascoltare, oppure guardate un secondo e poi vi mettete in questa posizione, così almeno scaricate bene la verticale e la parte alta della schiena. Piega la gamba, piega il martello, stacco dall'anca, andremo a fare dei piccoli pulses verso l'alto, ok? Senza, sforzando solamente il gluteo, naturalmente, e il discendente femorale, non la zona lombare, quindi gli addominali sono da tenere. Ne facciamo 10 così e poi stendiamo la gamba 10 su. Lo facciamo per 3 ripetizioni. Partiamo insieme? Mi raccomando, voi rimanete giù con la testa, ok? Io ogni tanto mi alzo, ma giusto per parlare, se non si sente. Quindi, piego la gamba, piede a martello e piccoli passi verso l'alto. Su, 2, 3, 4, allungo la gamba. Stessa cosa, gamba tesa, bacino fermo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piego di una gamba per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, di nuovo, piego subito con l'altra, pronti? Via, per 10, 9, 8, 7, 6, 5, bacino fermo, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10 e piego ancora su, 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 7, 8, 9, 10, tengo la gamba per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora gli ultimi 10, spingo il pallone verso il soffitto, 8, 9, 10, allungo la gamba per 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, vado un attimo a allungare la schiena. Ritorno adesso, andiamo ad attivare invece la parte alta della schiena. Per farlo, piedi a martello, puntiamo le dita dei piedi, le gambe sono tese. Stendiamo le gambe, le braccia sono giù lungo i fianchi. Ok, mi raccomando, ombelico sempre premuto contro la colonna, ve lo dico, lo ribadisco, gli addominali li dovete tenere. Ok, le braccia sono qui lungo i fianchi. Vengo su, estensione del torace, porto le braccia, ruoto dalla spalla e chiudo. Quindi ruoto verso l'esterno e infraruoto. Le mani sono aperte, ok? Vai, apro e chiudo, ruoto e ruoto, mantenendo su, sollevata, sollevato traccia, su, e su, lavora anche il precipite, e su, e fuori l'aria, e ruoto la spalla, e fuori, senza la zona lombare, stringo ancora, aprite le gambe, e fuori, veloce, e 5, e 4, e 3, e 2, e uno, e stop. Dovreste aver sentito anche un po' il tricipite che lavorava. Ok, andiamo avanti. Da qui andiamo ad allungare braccia e gambe. Quindi vengo su con braccia e gambe. Inspiro, mi preparo, butto fuori l'aria, vengo su e ritorno. Ancora fuori l'aria, e ritorno. Svuoto bene la zona, su. Ritorno, allungo bene braccia e gambe, su, ritorno, ancora, fuori, ritorno, e su, allungo, ritorno, e su, ritorno. Mi preparo per la nuotatina, vengo su, inizio a nuotare solo con le gambe. Braccio destro, io apro il sinistro che si apre, sguardo che segue, e ritorno al centro. Piano, vado dall'altra parte, respiro fluido, guardo che segue la mano, va
bacino fermo, ritorno al centro di nuovo, apro, respiro fluido, ritorno, resisto per l'ultima volta, apro, ritorno avanti e sto e vado bene ad allungare la schiena. Poggio in child pose con le ginocchia leggermente divaricate verso l'esterno, punte di piedi unite, respirate allungate profondamente. Ok, vengo su, piano piano, che ci prepariamo per altri esercizi. Come sta andando? Bene, ci siete ancora? Allora, ho ancora qualche esercizio da farvi fare, ok? Facciamo ancora un'altra cosa di glutei a terra, poi un piccolo challenge di plank e poi due cose in piedi. Ci siamo? Non mi mollate. Bene, bevo. Ok, facciamo questa cosa di glutei. Giù. Glutei, bicipite femorali, eccetera, eccetera. Andiamo un po' a lavorare in bridge. Ok. Gambe parallele all'altezza delle vostre anche, ci mettiamo giù, sdraiati supini, braccia giù lungo i fianchi, vengo su, vado su un punto, quindi senza articolazione alla colonna, spingo bene su, mi bacino, allontano la gamba destra, sinistra, ritorno, ritorno, quindi allontano, ma tornando sempre sul bacino, avvicino, avvicino, allontano, allontano, avvicino, avvicino, tengo sempre bene gli addominali e avvicino, avvicino, ancora fuori, allontano, allontano, avvicino, avvicino, ancora fuori, avvicino, allontano, allontano, avvicino, ancora lontano, allontano, avvicino, resisto, allontano, allontano, avvicino, avvicino gli ultimi due. L'ultimo, e sto, vado giù, ok, bravissimi, da qui riparto sul bacino, ci siamo? Spingo verso l'esterno e ritorno giù, anzi, facciamolo con, sorry, piedi uniti, vengo su, spingo verso l'esterno, apro le ginocchia e ritorno, i piedi sono uniti, fuori d'aria, apro e chiudo. E apro e chiudo, ancora su e giù. Apro bene le ginocchia verso l'esterno. Ancora 8 e 7 e 6 e 5 4 3 2 1 e sta. Ok, porto un attimo le ginocchia a petto. C'è l'ultimo lavoro. Su una gamba. Quindi riposizione piedi giù, porto sul bacino. Alzo lungo la gamba destra. Ok, da qui abbasso piede a martello, ritorno su piede a punta. Abbasso e ritorno. Ovviamente la gamba di terra rimane ferma, spingo il gluteo della gamba di terra verso l'alto, fuori l'aria, S, inspiro, ed S, inspiro, ancora, fuori, inspiro, e fuori, inspiro, ancora, fuori, ed ancora giù, e su. I fianchi rimangono fermi, dritti, bacino, bacino, fermo, e stabile. Ancora giù, ancora fuori, ed es, l'ultima volta e sto, vado giù, ok, ultimo lavoro, ultimissimo della serie, porto sul bacino, allungo di nuovo la gamba destra e vado giù e su, potete anche farlo così, nel senso la gamba rimane lì, leggermente piegata o in questa posizione, ok, come volete. Giù e su, in ed es,
giù, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. E cambio, vado dall'altra parte, vai gli ultimi. Quindi sempre qui, con la gamba qui o con la gamba qui. Via, giù, su, 2, 3, ancora 10, su, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Porto le ginocchia al petto e sto un attimo. Dondolo un po' a destra e a sinistra. Ok, non venite su violentemente come ho fatto io, sempre prima su un lato, piano piano e poi venite su. Ok, come va? Adesso vi lancio una piccola sfida. Facciamo un piccolo plank challenge. Mi seguite? Di resistenza. Quindi, qualche altro secondo di riposo e andiamo a fare questa sfida di plank. Ok. Primo esercizio, andiamo in plank sui gomiti, ok? Portiamo su e giù la gamba, su e giù, con il bacino fermo. Ok? Quindi questo è il primo esercizio. Ci siete? Partiamo insieme? Conto io. Andiamo bene, gomiti sotto e in linea con le mie spalle. Allungo una gamba, poi allungo l'altra, rimango con il bacino qui, fermo, e porto un piede a martello. Vado su e giù, via, su, fermi con la schiena, immaginate di avere sempre una bella tazza di tè, ok, che non deve essere rovesciata sulla vostra schiena, vai, resisti ancora su, tese, mani esattamente sotto le mie spalle, allungo una gamba lungo l'altra, dal tallone fino alla punta della testa, sono una linea unica. Pronte, rimaniamo lì. Teniamo il plank. Tengo. Respiro fluido, inspiro sempre nel naso, butto fuori l'aria dalla bocca e tengo la posizione di plank. Resisto. Resisto, non mollo. Concentratevi sul respiro quando dovete fare posizione di plank in tenuta. Mio consiglio. Resisto ancora. E lascio. Ok, andiamo avanti, andiamo inside. Perché siete bravissimi. Ci siete? Bene. Il prossimo è un side crunch, ok? La versione beginner, la facciamo, cioè per chi è beginner, la gamba di terra è piegata, ok? Devo portare il gomito verso il ginocchio e allungare e ritorno. Chi invece è advanced andrà con tutte e due le gambe tese. Partiamo insieme? Side crunch, via!
Bravissima, vediamo dall'altra parte. Ok, dall'altra parte ve lo mostro la versione beginner, quindi con la gamba di terra piegata. Pronti? Via! Bene, vado con il gomito verso il ginocchio. E stop, bene. Ancora andiamo avanti. Ultime due cose della nostra plank challenge. Vado di nuovo in plank sui gomiti, quindi gomiti bene sotto e linea con le mie spalle, allungo le gambe da qui. Porto il peso, cioè shift con il peso in avanti e indietro, muovendo bene le caviglie. Ok, lo facciamo 15 volte, via. Ultimi 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, per finire la nostra plank challenge andiamo con le braccia tese sempre sotto le mie spalle e dobbiamo fare un plank jack. Quindi allungo e dovrò aprire e chiudere, aprire e chiudere. Ok, per 20 ripetizioni. Ci siete? Mi raccomando, non mollate gli addominali. Allunghiamo. E via, contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e sto. Allungo bene giù. Sto giù, allungo bene la schiena. Piano piano vado in avanti con un serpente, vado e lungo su, metto il soffitto e ritorno giù. Ancora passo in avanti, piano piano, allungo su e giù. Ancora vado a lungo e rimango giù. Ok, vengo su piano piano. Bene ragazzi, direi che ci siamo. Andiamo con un po' di cool down, quindi andiamo con un po' di stretching e terminiamo. Andiamo verso la fase finale della nostra lezione, ok? Quindi ritornate piano piano giù, in child pose. Da qui porto il ginocchio destro in mezzo alle due mani. Allungo l'altra gamba a sinistra, cerco di tenere il più possibile i fianchi dritti, porto prima i gomiti giù sul tappetino, ok, e poi piano piano allungo le braccia su giù. Vengo su una volta, piano piano e cambio. Quindi porto il ginocchio in mezzo alle due mani, allungo l'altra gamba indietro, ok? Porto bene giù i miei gomiti, dovete sentire bene lo stretching qui del gluteo, ma anche della parte interna dell'interno della coscia. E vado ad allungare. Ritorno su piano piano, ok? Una bella volta, porto le gambe qui, anzi mi metto di fronte a voi, sorry, aperto in una piccola V, ok? Bene seduti sugli dischi, con la schiena dritta, le braccia sono fuori, inspiro, cresco su verso l'alto, ruoto, vado verso destra e buttando fuori l'aria, vado
con il mignolo della mano verso il mignolo opposto. Il piede opposto e ritorno. E vado dall'altra parte. Cresco su e poi butto fuori l'aria, vado in torsione, vado ad allungarmi. E ritorno su una vertebra alla volta, piano. Cresco su verso il soffitto, vado in torsione e poi mi allungo. Sempre mignolo, verso il mignolo del piede opposto. E ritorno, senza mollare le addominali, cresco e butto fuori l'aria. Ritorno su piano, ancora cresco su. Ritorno e ritorno al centro e sto. Lascio una gamba aperta, in diagonale. L'altro tallone lo posiziono qui, porto sulle braccia, ruoto, vado ad allungarmi in direzione della gamba e sto. Cerco di portare la fronte verso il mio ginocchio, buttando fuori l'aria e respiro. Ritorno su, vado a posizionare la mano sul ginocchio opposto e vado ad allungarmi bene di lato. Lascio tutte quelle spalle aperte, soprattutto questa spalla, guarda il soffitto. E vado dall'altra parte. Allungo in diagonale l'altra gamba, su, cresco verso l'alto. Vado in torsione e poi vado ad allungarmi. E sto giù. Sempre fronte verso il ginocchio. Vengo su, mano sul ginocchio opposto e vado ad allungarmi di lato. Vengo qui, seduto sempre sugli ischi, braccia fuori, allungo mantenendo gli ischi naturalmente poggiati sul pavimento, vado ad allungarmi bene di lato. Cresco su verso il soffitto e poi vado dall'altra parte. Mi raccomando, fate attenzione a mantenere tutti e due gli ischi ben poggiati. Gli ischi sono le ossa del bacino, ma sul tappetino. Ritorno ancora, vado su. Ultima volta. Ritorno, ok? Chiudo. Piedi, posiziono bene i piedi paralleli, larghezza delle mie anche, mani qui davanti. Porto il peso su tutta la pianta del piede, vengo su con un bel roll up, una vertebra alla volta, piano, piano, piano. Sciolgo bene, prendo il polso opposto, vado ad allungarmi bene di lato, piego le ginocchia e ritorno, vado dall'altra parte. Sulle dita delle mani, spingo bene, palmi su verso il soffitto, lascio cadere solo la testa indietro. Ritorno, lascio tutto. Inspiro su, vado giù, roll down una vertebra alla volta. Sto giù, piego solo il ginocchio destro. Allungo il braccio sinistro su verso l'alto, stendo la gamba sinistra. Ritorno giù, piego solo il ginocchio sinistro, stendo la gamba destra, allungo il braccio destro su verso l'alto. Ritorno, prendo i gomiti opposti, dondolo destra e sinistra, piano piano. Vengo su una vertebra alla volta, piano. Sciolgo bene. Porto sempre, controllo che i piedi siano belli paralleli alla larghezza delle mie anche. Vediamo se questo lavoro di core è servito a qualcosa. Vediamo se siamo un po' più dritti e in asse. Mani qui sui fianchi, piego le ginocchia senza andare con il busto avanti e indietro. Giù, c'è un filo di piombo che cade in mezzo alle vostre gambe. Piego, stendo, spingo bene sull'avampiede e porto e vado su, su un releve e giù. Vado, piego, stendo e vado sulle punte e ritorno, cercando di non andare avanti e indietro, ok? Ma rimanendo sempre in linea. Quindi tengo bene a
assolutamente il mio centro, sguardo in avanti, ritorno, piego, stendo, vado sul rilascio, vengo sulla vertebra volta piana e mi preparo per i miei tre respiri finali. Inspiro su, butto fuori il centro, inspiro e fuori l'aria, lascio tutto. L'ultima, grazie mille, scusatemi ancora del mondo. È già, grazie mille intanto, grazie per aver condiviso con me questa bellissima ora, spero sia piaciuta anche a voi. Ovviamente la lezione, come vi dicevo, rimane registrata qui sul mio canale YouTube, ma altra cosa di cui volevo parlare è che c'è una bella sorpresa. Se andate sul mio blog www.marines.it, è uscito fuori un bel video corso tutto dedicato a gambe e glutei. Si tratta di sei video da fare insieme, quindi che io faccio con voi, di workout dedicato, specifico su gambe e glutei da fare a casa, ok? Quindi andate a scovarli questi video e a farli insieme a me. Comunque, noi ci vediamo!